mando un abbraccio virtuale, perché in questo momento tutti siamo chiusi in casa. La volta scorsa abbiamo visto come si assaggia l'olio extravergine, oggi vedremo un po' perché è importante acquistare un olio extravergine di qualità. Abbiamo un monocultivar di Nocellara Etnea, azienda agricola greco. Loro sono nel nord-est della Sicilia, sono due giovani cugini, anzi vi saluto, ciao Alberto e ciao Laura. Prima di tutto vedete la bottiglia è veramente la prima cosa che una persona guarda, è un prodotto italiano biologico. Al naso è un pomodoro maturo, chiarissimo. In bocca, molto, molto amaro, ha un piccante medio, deciso. Una volta finito l'assaggio, facciamo un po' come i nostri cugini del vino. Questo vino sa di minerale. Noi possiamo usare qualsiasi terminologia per descrivere un olio, ma in questo momento la cosa importante per chi si approccia per la prima volta a un olio di qualità è capire perché devo utilizzarlo e perché questo è differente da uno che ho utilizzato per 20 anni e che comunque mi ci trovo bene. Cioè, che cosa mi dà in più un olio del genere? Allora, primo, tutto il lavoro che c'è dietro a una piccolissima bottiglia è enorme. Non c'è un lavoro di 20 giorni di campagna per raccogliere e fare l'olio, no, c'è un lavoro di un anno dietro questa bottiglia. Quindi il primo motivo è la cura che ci mette un produttore che fa alta qualità. La potete vedere anche in questa bottiglia con un'etichetta molto pulita, chiara, con il logo al centro, tappo antirabbocco, vetro scuro per proteggerlo dal sole, bottiglia molto resistente agli urti. Secondo motivo, un olio del genere ti dà veramente un valore aggiunto a un piatto, a un semplice piatto, a uno spaghetto aglio olio e peperoncino, a una pizza margherita. Per farvi capire che una bottiglia del genere da 250 ml che vi costa 7 euro, questa vi può durare anche un mese, perché uno, non avete bisogno di utilizzare tantissimo olio, perché con pochissimo olio poi ti dà il profumo, ti dà il gusto e va bene così. Ne usi pochissimo, ti fa bene, ti fa molto bene e ti dura un mese. Quindi in realtà, se ci pensi, si fa sempre il paragone con la bottiglia di vino. Comunque una bottiglia media di vino di alta qualità va dai 10 ai 20 euro, dipende dalla cantina. La bottiglia di vino da 0,75 ti dura la cena, è vero che ti ubriachi, è vero che è conviviale, quindi c'ha quella cosa in più che l'olio non ha, ma l'olio ha in più che ti dura tanto, ti fa tanto bene e ti fa gustare veramente i tuoi piatti come non mai. Un'altra cosa che voglio farvi, che mi piacerebbe far passare, è che comprando una bottiglia del genere state comprando un territorio, state supportando una famiglia che ci dedica 24 ore al giorno a far crescere il prodotto, l'azienda e tutto il territorio. Potete acquistare l'extravergine greco sul sito www.comolio.com, trovate una trentina di produttori, tutti scelti da noi, assaggiati da noi, quindi ogni prodotto ha la sua scheda di assaggio fatta da noi con terminologia molto semplice. Trovate delle ricette in abbinamento agli oli per farvi capire come si utilizza, trovate delle offerte, trovate tutte le storie e potete anche iscrivervi alla newsletter che settimanalmente mandiamo con storie, offerte. Ci vediamo al prossimo video assaggio, solitamente li metterò di sabato.
Questo è il nostro marchio. Io vi saluto, vi faccio di nuovo auguri di buone feste, vi lascio con una bella fetta di pane che ovviamente è fatta da me. E ci vediamo al prossimo video assaggio. Saluto Marta, Ciao Marta. Come si assaggia? Si versa un po' di olio nel bicchiere, in questo. Di solito i bicchieri professionali sono così, di altro colore, non trasparente. Si versa, bicchiere in mano, si copre, si riscalda, si apre, si annusa un paio di volte, si strippa.